scontro Benfica si gioca al campo Crall CTM di Cagliari, gara valevole per la quinta nonché ultima giornata della Lega dei Campioni categoria Futsal Open. Formazione padrona di casa che però si presenta con assenze pesanti, quelle di Fadda e Licciardò. Il Benfica ne approfitta e già al primo minuto trova vantaggio con Patron Alessandro Inardu. La reazione da parte del pistolero Sconsati che riceve da Boi e poi la infila in diagonale, subito parità il CTM. Il Benfica però ha tantissima benzina e torna in vantaggio al minuto numero 3 ancora con Alessandro Inardu. Sadi ci prova su punizione, ci mette una pezza Cocco sollevando sopra la traversa Benfica che in contropiede fa malissimo il quarto e arriva il terzo gol realizzato da Cogotti. La formazione maglia rossa fa letteralmente tremare il pistolero squidoppia, occasione per Melis con Monni che si salva in qualche modo, si va a riposo col Benfica avanti 3-1 ed in totale dominio la formazione di Alessandro Enardu. Chiude subito la partita in avvio di ripresa. Alessandro Enardu va a battere Mauro Monni sul suo palo, tripletta per lui, arriverà anche il poker. Un minuto più tardi, punteggio pesantissimo e severissimo per la formazione padrona di casa che ridurrà le distanze. Poco dopo, autore del gol ancora Giacomo Sadi, punteggio di 2-6 perché non siamo stati in grado di mostrarvi il gol di Cogotti. Valevole per il 6-1, avete invece visto poc'anzi il 7-2 di carta. Formazione del Benfica che continua ad attaccare, continua a segnare in gol anche carta Azzori. E un'altra volta Sadi, il punteggio finale sarà Pistoleros 3, Benfica 9.